Oh, finalmente si torna a parlare di una bella partita del Genoa. Dai, sigla che è meglio. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Geometry Craft e oggi siamo qui per parlare della partita Genoa-Frosinone, finita con il risultato di 0-0. Scusate se questo commento arriva in ritardo, ma ragazzi, non ho avuto il tempo di farlo né domenica né lunedì. E niente, direi di iniziare a commentare questo schifo. Prima però iscriviti al canale anche di The Captains e Mr. Davide, che lascio qua sotto in descrizione. Allora ragazzi, parlando della partita, cosa devo dire ragazzi, cosa devo dire? Cioè, nel primo tempo non hai fatto un cazzo, non hai fatto un cazzo. L'unica occasione che hai avuto è quella con Sanabria su punizione uscita fuori di poco. Poi lì qualche occasionina, ma nulla di che, ragazzi. Hai fatto schifo nel primo tempo, non hai fatto un cazzo. Al 35esimo hanno espulso Cassata, non sei riuscita a buttarla dentro neanche nel secondo tempo, di cui adesso andiamo a parlare. Il Genoa nel secondo tempo si riprende, inizia a spingere, ma guarda caso non la buttiamo dentro perché non c'è un Christoph Piontek lì in attacco. Perché non c'è un Christoph Piontek lì in attacco. Perché un certo Preziosi lo ha venduto al Milan per 35 milioni. Cioè, ragazzi, ma dai, ma ci rendiamo conto? Ma ci rendiamo conto dello schifo che stiamo facendo? Il primo ad avere le colpe è Preziosi, ma poi ce ne sono altri. Ci sono altri che si devono prendere le colpe. I giocatori, ragazzi, perché non ci stanno mettendo assolutamente impegno, nonostante i tifosi chiedano impegno. L'allenatore, che in queste due partite le ha preparate veramente male. Cioè, ragazzi, nulla, basta, è finita. Ragazzi, non siamo riusciti a segnare neanche con un Frosinone, con mezzo piede in B, con tutto il rispetto per il Frosinone, e con un uomo in meno. Complimenti, ragazzi. Se è questo che volete, allora continuate così. Ma sappiate che arriveranno presto tante, tante contestazioni da noi. Io, ragazzi, non so più cosa dire. Mi manca davvero tanto Piontek. Mi manca la difesa che avevamo l'anno scorso, perché veramente era fortissima. Vabbè, ragazzi, ci vediamo in un prossimo video, va che è meglio. Ciao a tutti.